Ciao a tutti e bentornati di nuovo qui sulla Northpiece Mars. Diamo un'occhiata qua alle nostre pecorelle. Beh, che casino. Vediamo un po' come siamo messi con il cibo. Facciamo un giro. Tanto, allora, ho messo già in funzione tutti gli aiutanti. Così almeno recuperiamo un po' di tempo, perché altrimenti ci vuole del tempo già per metterli in moto. Allora perdiamo altro tempo qui, perché così loro finiscono di fare quello che devono. Vediamo se riusciamo a passare la notte, così che andiamo a vendere un po' di roba in settembre. Allora, siamo a 700, stiamo qua vicino, tanto. Un carico al giorno qua non gli fa male, dai. Devo vedere pure la lana come è messa. Vediamo i prezzi della lana. Che non l'ho mai guardato. 1450 in discesa. 2158 ad aprile. Dobbiamo aspettare quasi un anno. Vabbè. Aspetteremo. Allora, andiamo a vedere. Mietitrebbia dovrebbe essere quasi, quasi alla fine, infatti. Vediamo se riempiamo questo. Sì, penso di sì. Lo andiamo via. Luppolo quanto vale per adesso? Luppolo 8,76. Quando è buono. Adesso vuole un tubo. Ah no, è ancora. Ancora vuoto quel po' di roba che c'è lì. Ehi, fammi salire. Devo abbassare il volume. Allora, faccio io. Lì negli angoli un po' di roba è rimasta, ma tanto non è tantissimo. Adesso questi qua li prendiamo e poi siamo a 500. Voglio vedere quanto questo po' di roba, quanto materiale ci dà. 500, ok, memorizziamo i 500. Niente, manco vale, manco ne vale neanche la pena di perdere del tempo a raccogliere. Siamo a 100, poco, poco, poco. Forse, forse se li facciamo, facciamo tutti i quattro angoli, arriviamo forse, forse a 1000. Ne vale la pena. Non ne vale la pena perdere del tempo. Vediamo il periodo. Ma il periodo di raccolta adesso arriva, eh. Strumento orzo colza, è finito quel periodo lì. Guardate un po' quanta colza c'è qua. In fase di crescita, in fase di crescita, in fase di crescita. No, questo secondo me non è per quest'anno.
Che poi in fase di crescita poca roba. Ma ci basterebbe per fare dei gran bei soldoni se questo, anche l'otto non è piccolo, eh. Cosa c'è sopra? 1, 2, 8, 23, 43. Cotone. Vabbè, cotone. Tutto cotone, mamma mia quanto cotone. Cioè quelli che sono in fase di ma il cotone in questo periodo qua, ecco qua, cioè le patate, tutta questa roba, girasoli, mais, ma non ci ha piantato niente, oh. Mi sa che qui non lavora. Ah, vabbè. Mission of Impossible, nessuna. Però 45 ci dà 100.000 per avvolgere le balle. Cosa vuole? Vuole il fieno, ancora meglio. Siamo pure prima. Ma noi abbiamo detto che tanto missione non ne accettiamo più perché voglio andare avanti. Allora tu vai a vendere e poi mi torni. No, adesso do una sistemata a sta roba. Tanto se aspetto, mentre aspetto che finisce quel campo lì, sta roba qua va sistemata perché mi sono rotto. E poi secondo me bisogna che mettiamo anche un. Tu hai il parcheggio assegnato, vero? Sì. Tu hai un parcheggio assegnato e sarebbe parcheggio 5. Allora, parcheggio al lavoro finito. Sì. Vai. Così lui si viene a parcheggiare in automatico. Allora, ho dato un'occhiata poco fa a quel famoso video che avevo fatto, non so se qualcuno di voi si ricorda o chi l'ha visto di voi, se non l'avete visto magari ve lo metto in descrizione o a destra in alto, dove avevo fatto un video dove avevo dato una mensa predisposizione alla mia fattoria dove mettevo, o per meglio dire, dove avevo intenzione di mettere un po' i capannoni, qualche altra produzione, qualcosa del genere, no? Allora, per prima cosa, io una di quelle che dovrò mettere è quella che mi dà che mi dà la manutenzione. Perché e poi devo vedere anche come si produce la manutenzione perché devo produrla. E altrimenti tutte le mie produzioni che hanno bisogno di manutenzione si fermeranno. E adesso vi faccio vedere. Perché io volevo fare qualcos'altro con i soldi, ma mi sa proprio che dovrò fare quello. Ed è per prima, è proprio la prima cosa che dovrò fare. E poi volevo mettere anche un altro capannone, così che almeno ci metto dentro un po' di cose che ho qui in giro. Allora, vediamo se riesco anche. Ho trovato anche su, non mi ricordo adesso quale sito, uno scaffale per metterci i. Le lame delle trebbie. Stamattina mi mancano le parole. Vabbè, anche quello l'ho scaricato, però non l'ho ancora attivato. Ma anche quella è una bella cosa da mettere su questa fattoria qui.
Ok, facciamo il pieno. Ci arriva, vediamo. Ma ce n'è ancora diesel qua, boh. No, non ce n'è più. Ah! Fammi vedere. È vuoto. Questo non mi dà la possibilità di comprarle, vero? Allora, 10.000 litri, 11 euro. 11.000. Ah, conviene, sì. Là la pago 2 euro al litro. Anzi, a proposito, il prossimo giro la carico qua. Là 2 euro, qua 1 euro e qualcosa. Conviene qui. Alla grande, alla grande. Abbiamo scoperto un'altra cosa. Allora, caricati che tu ti ciccerai 1000 litri alla grande. Vabbè, il contratto abbiamo finito, abbiamo preso anche 9.000. Fa mica schifo, dai. Non si rinuncia a niente. Wow, 1100 litri. Allora, stavo dicendo, il discorso qui della mia fattoria. Allora, la mia idea era questa. Andiamo a darci solo un'occhiata veloce perché. Allora, io ho bisogno per prima cosa di questa. Che questa però ha bisogno di tavole, benzina, pane, energia e formaggio. Cioè, non la posso neanche fare, anche a volerlo fare. Che andava circa qui. Dai, anche una mezza spianata ancora. Come dire? C'è questa parte qua che deve essere un pelo spianato. Allora, aspetta che attiviamo autodrive così che vedo meglio dove. Dove andava tutto. Allora, perché produzione? Qui ci andava. Dove sono? Qui. Qui ci andava questa. Qua. Ci andavano queste qua. Adesso non mi ricordo di preciso. Che profondità, ma comunque ci andavano qui, secondo me intorno a qui. E poi qui a fianco ci andava questa. Oh, questa è nuova. Questa è nuova. E questa non è neanche male. Quanto costa? Ah, 125.000. Questa non è neanche male. Fammi vedere questa. Sono nuove perché prima c'erano solo queste, adesso ci sono anche queste, che questa è un po' più piccola rispetto. Uff. Che è più piccola, più bassa, fammi vedere. No, sono uguali, però un po' più larga, costa un po' di più. Costa uguale, cioè nel senso che non. Non guadagniamo chissà che cosa. Beh, dove. Perché? Ma tu non dovevi andare a parcheggiarti? Beh, adesso ci vediamo un'occhiata. Allora, stavo dicendo. Dov'era? Qua ci andava questo. Dritto. Che non giri. Qua ci andava questo e a fianco ci andava quella. Che poi, secondo me, l'avevo messo così. Ora, sta parte qua. Ho capito che fa fatica così a girare sto coso. No.
Questa andava qua. Però ripeto, se gli devo portare il pane che non ho e il formaggio che non ho, tanto vale che è, boh. Cioè, questa cosa qua. La manutenzione si può comprare? Ah beh, la posso pure comprare. Beh, allora me ne frego. Per adesso me ne frego. Meglio posizionare qualche capannone in più dove metterci sotto i mezzi e che comunque mi producono un po' di corrente, perché così non ne vale la pena. Allora, vediamo un po' il camion qui. Perché ha preso da qua. Ok, ah sì, ok. Perché prima lui va in base officine, poi dopo sarebbe andato sul parcheggio. Aspetta, tu base officina e poi parcheggio. Invece noi facciamo diversamente. Perché questo ha finito qua? Non penso che abbia finito. Boh, vatti a parcheggiare. Apriti sesamo perché tu ancora devi lavorare. Ah, l'ho messo al punto sbagliato. Vabbè, ok. Fammi vedere. Direi che qui va bene. Ok. L'altro cosa fa? Dov'è? Non vedo l'ora di che arrivi l'inverno e vendiamo tutte ste balle. Così intanto mi tolgo queste balle da qua e poi, cosa più interessante, più importante, facciamo i soldoni perché abbiamo bisogno di soldi. Parcheggio 5 e ci giri da qui. Perché? Fammi vedere, non è che mi ricordo male io. Non devi andare sul parcheggio 5. No, devi andare sul parcheggio 5. No, che cacchio, registrare no. Bravo. Così. Parcheggio 5, vai. Ha ragione lui. È il 4 che viene dall'altro lato. Va bene. Via. Quello là non è messo proprio in massimo. Allora, io l'altra volta avevo caricato della roba qui nella produzione di fertilizzante, ma l'avevo attivato? Non mi ricordo se l'avevo attivato o meno. Così almeno io. No, è attiva. Però vedete, anche qui ha bisogno di manutenzione. Tutti hanno bisogno di manutenzione. Ma quella roba. Ma intanto non riusciamo a produrre perché non possiamo fare il pane. E se non possiamo fare il pane, il formaggio. Aspetta, però il formaggio. No, il formaggio no, perché per il formaggio serve che c'è un'altra produzione. Hanno introdotto un'altra produzione nell'ultimo.
con l'ultimo aggiornamento c'è un'altra produzione che non è più, diciamo, che il caseificio, quello classico, quello che abbiamo installato, che è quello che ho cioè, installato qualche paio di puntate fa. Adesso ha introdotto anche il coso che produce terra, ghiaia e tutta questa roba qua. Secondo me, se è come nella versione precedente, abbiamo bisogno di diesel e acqua. Questo è quella. Ah, c'è anche la cosa che produce. Oh, guardate un po' qua. La fabbrica per le calze, 500.000. Beh, si può comprare, però prima che spendiamo 500.000 euro di calze, ce ne vuole. Allora, dov'era quella che cercavo io? Malto. Questa è quella. Dai, eccolo qua. No, questo è sempre. No, questo è sempre questa. Ma che cacchio è? Questa è la produzione di olio. Non quella del gioco, ma una sua. Aspetta un po'. Invece poi c'è. Questa fa il pellet. Questa è la raffineria. Una delle prossime produzioni sarà la raffineria, però prima dobbiamo comprare un paio di campi perché altrimenti non ce ne facciamo niente della raffineria. Caccia a situazione. Allora, qua c'è anche la carpenteria, fa sedie, tavole, botti, cassette vuote. Ah, fa anche i cosi per le api, un po' di roba la fa. Poi pulp mill. Ah, questa è quella della carta. Questa è cemento. Questo fa la fabbrica di cemento che fa i mattoni rossi, quella roba lì. E questa, quella dello zucchero. E dov'è quella? L'avevo vista. Dove? Allora, ah, qua. Questa cos'è? Allora, questo è il fornaio che con tanta roba, addirittura pure frutta, ci fa il pane, ci fa le torte, panini e quella roba lì. E acqua sporca. L'acqua sporca la fanno tutti. Ah, però questo ha mantenuto il layout di quello che aveva già in Farming Simulator 17. Sì. Ha mantenuto quel layout. Invece questa è la birreria. Layout qui fa vedere. Sì, è cambiato leggermente, ma non tantissimo. Dove cavolo è quella roba lì? L'avevo vista. Ah, eccolo qua. Questa è quella che ci fa i formaggi. Fa la mozzarella, formaggio, eh? Formaggio magro, qualcosa del genere. Però anche questo costa 1 milione. Ragazzi, qua per tutto ci vuole minimo 1 milione. Noi i milioni ce li abbiamo, ma di debiti, il che significa che dobbiamo lavorare alla grande. Ma venduto come si chiama? Tutte quelle balle lì, dobbiamo comprare i campi, perché senza i campi facciamo poco. Sì, potrei trasformare i campi d'erba, ma non quelli mi producono tantissimo insilato, e l'insilato si guadagna bene con l'insilato. Ok, questo è all'ultimo giro? No. Ah, questo è quello che ha iniziato i giri intorno. Ok. Fa vedere questo. E questo manca poco. Ok. Allora, facciamo una cosa, prendo il mio camion e intanto mi trasferisco subito lì al caseificio. Così che siamo pronti per
la prossima puntata per andare a vendere tutto quel materiale che abbiamo detto. Devo pure controllare quante mucche ho, perché secondo me quella stalla non è gigantissima. Non vorrei arrivare al limite con le mucche, perché poi 80 mucche non sono tantissime. E penso che in Farming Simulator 19 avevo 300 mucche, 300 o 400 mucche, una cosa del genere. Facevo due carichi di latte da 30.000 al giorno. C'è 50-60 mila litri di latte al giorno. Forse ne avevo anche di più, adesso di preciso non mi ricordo. Comunque, io mi ricordo che facevo due scarichi di latte al giorno, ne veniva fuori. Ma nel momento in cui si ingrana bene con le produzioni su questa mappa qua, poi riesce a fare dei soldi, anche perché, come già detto, qua è tutto, 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 tutto carissimo. Allora, ops, dentro. Allora, dammi la roba. Latte. Ma vanno tutti in un posto? Aspetta un attimo, prima che. Vanno tutti in un posto, fammi vedere. Allora, dov'è? Allora, questo il Aldi. Poi se c'è poca differenza, non me ne frego, però. Questo già Lidl cambia tanto. Questo Lidl, quanta differenza c'era? Sì, si può andare a Lidl con quasi tutto. Questo si sta abbassando. Io direi che andiamo a Lidl con tutto. Vediamo, 1692, siamo a 1600. Questo però era in calo. 1675, eravamo già. Beh, allora possiamo fare. Perché sono tornato qua? Dovevo essere qui. Ah, perché sono sceso io dal camion. Allora, cos'era quella roba lì? Me lo sono dimenticato. Ah, lo yogurt. Allora, carichiamo lo yogurt. Vendiamo lo yogurt. E domani vendiamo tutto il resto. Tanto mi dà 6 palle, 2 palle, che questi sono. Da 5.000 ciascuno, non è che sono. No, eccolo qua. Andiamo a vedere. Yogurt. Con il marchio del tipo che fa la mappa, FedEx Explay. Bene, questo lo andiamo a vendere. Però nella prossima puntata. Ragazzi, siamo al termine anche di questa puntata qua. Noi ci vediamo lunedì, perché domani c'è la Hot Bell Run al solito. Io vi auguro un buon fine settimana. Ciao!